Così abbiamo trascorso il secondo Natale angustiati dalla pandemia che ormai imperversa da 2 anni. In 2 anni abbiamo visto l'evolvere di un virus che, come il lupo, cambia il pelo con le sue varianti, ma non il vizio. L'introduzione e l'uso di vaccini di cui perdura una disuguale distribuzione fra tutte le popolazioni del mondo hanno avuto l'effetto di diminuire il tasso di mortalità, anche se il numero dei contagi si moltiplica continuamente a causa dell'ultima variante, Omicron. Sulle prospettive di andamento della pandemia abbiamo raccolto le considerazioni di Pierluigi Scalia, direttore del network scientifico ISOPROG Somatoling e professore presso lo Sbarro Institute della Università Temple di Filadelfia. In relazione all'andamento della pandemia rispetto al suo esordio nel 2019, possiamo certamente affermare che in presenza di un agente virale di recente comparsa, quale il SARS-CoV-2, la risposta internazionale complessiva fornita per arrivare a misure di prevenzione basate appunto sulla produzione di vaccini di tipologia ed efficacia, quali quelli in atto utilizzati, si è dimostrata sufficiente nel tamponare gli effetti iniziali osservati, come dimostra appunto la riduzione dei casi nella popolazione che richiedono ospedalizzazione o che determinano il decesso dei soggetti infettati. Cioè, indipendentemente dalla presenza appunto di fattori predisponenti a complicazioni, quali quelli appunto nelle fasce che consideriamo deboli, tipicamente di età più avanzata. Come era prevedibile, tutte le varianti successive alla prima hanno dimostrato un indice di infettività crescente, come appunto dimostra l'evoluzione delle varianti Delta, più di recente della Omicron. Ciò compatibilmente a quanto ci aspetteremmo quando un virus ad elevato indice di acquisizione di mutazioni nel genoma virale si seleziona liberamente in una vasta popolazione non vaccinata, in cui il virus ha avuto modo di replicarsi estensivamente, rendendo statisticamente e realisticamente possibile la comparsa e la diffusione di nuove varianti a maggior rischio. Ciò appunto per mutazioni nella proteina spike, che come sappiamo è quella parte del virus che permette l'interazione con le cellule da infettare. A tal proposito, non reputo sia un caso che più di una variante considerata a rischio si sia selezionata nel continente africano, in cui la copertura vaccinale è a tutt'oggi la più bassa rispetto a tutti gli altri paesi del globo. Io ritengo che in mancanza di disponibilità di vaccini o di efficacia dei programmi vaccinali, il continente africano, quanto anche tutte quelle nicchie di popolazione non vaccinata nelle varie nazioni, continuerà a rimanere la fonte statisticamente più a rischio di quella insorgenza di tanto di nuove varianti quanto di maggior rischio di conseguenze appunto gravi se non fatali dell'infezione. La comunità scientifica inoltre ha assodato la validità della copertura vaccinale individuale fornita dai booster successivi alla prima immunizzazione, al fine di ridurre tanto la permanenza del virus nell'organismo quanto di minimizzare i sintomi individuali e i casi che necessitano ospedalizzazione. Pertanto la via da seguire rimane quella dell'aderenza ai programmi vaccinali potenziati e di adeguamento alle direttive nazionali di vaccinazione e in relazione alle attività sociali che sono fornite dalle autorità sanitarie in risposta alle circostanze imposte dalla circolazione del virus, ovviamente in parallelo alla comparsa delle sue varianti, che è del livello di immunità acquisita nella popolazione in ciascun paese. In definitiva, dopo 2 anni abbiamo capito che questo è un tipo di condizione con la quale bisogna abituarsi a convivere, fino a che almeno la disponibilità dei vaccini e strumenti aggiuntivi in grado di evitare l'infezione e la comparsa di nuove varianti saranno disponibili su larga scala. Ciò, ovviamente, tramite quegli sforzi pubblici e privati che la ricerca biomedica globale e i paesi, ovviamente, in grado di supportarla, hanno messo in atto per combattere questa pandemia. Come già accennato nel nostro ultimo programma a metà dicembre, il 2022 eredita la situazione di stallo delle truppe russe che, in pieno assetto di guerra, sono ammassate ai confini con l'Ucraina. È opinione di tutti gli osservatori politici che Mr. Putin, nella sua palese aspirazione a preservare il controllo di quanti più paesi della ex Unione Sovietica, non vede di buon occhio l'intenzione dell'Ucraina di far parte della NATO. Ma Putin, in una conferenza stampa qualche giorno prima di Natale, ha parlato chiaro. Secondo lui, e probabilmente non ha tutti i torti,
Le potenze occidentali farebbero meglio a non interferire con paesi dell'ex Unione Sovietica, specialmente l'Ucraina, che non fa ancora parte della NATO. Il presidente russo si è dichiarato disposto comunque a risolvere l'impasse con i mezzi diplomatici. Per una vita serena senza le preoccupazioni del domani, per avere il mondo nelle vostre mani. Mentone Insurances, assicuratore italiano per italiani in Irlanda. Nel cuore di Rathmines a Dublino, il Manifesto Restaurant, uno dei migliori ristoranti italiani della capitale irlandese. Qualità e autenticità è il nostro motto. Abbiamo aperto il Manifesto nel 2009 e da allora è andato di bene in meglio. Sono fiero di offrire i migliori piatti della cucina italiana. Il giorno di Natale è stata lanciata nello spazio la sonda con il nuovo potente telescopio chiamato James Webb. Il telescopio, quale risultato di una collaborazione tra NASA, International Space Agency e Agenzia Spaziale Canadese, ruoterà attorno al Sole ad una distanza di 1 milione di miglia dalla Terra e, con un sistema di potentissimi specchi, esplorerà il cosmo nella sua infanzia, 16,5 miliardi di anni fa. Con l'anno nuovo ogni paese eredita vecchi problemi. Un problema che riguarda l'Irlanda è quello del costo delle abitazioni e degli affitti. Sull'argomento un breve servizio di Maximilian Kopp. Il mercato delle proprietà in affitto a Dublino è semplicemente deprimente. In termini di affitti, Dublino è la sesta più cara di 38 capitali europee. Abbiamo sempre detto che in questo paese di santi studiosi, come tradizionalmente definito, i prezzi degli affitti non sono solo il risultato della semplice regola economica di domanda e offerta, ma di domanda, offerta e avidità. Si apprende di casi in cui coppie che vivono in locali dati loro in affitto da propri parenti vengono poi sfrattati perché i parenti scoprono che è più profittevole utilizzare i locali per Airbnb. Il governo si dà da fare per costruire più abitazioni, ma è come il cane che cerca di mordersi la coda. Speculazioni,
La presenza di consorzi stranieri che hanno acquistato proprietà in massa a basso costo dopo il crash del 2008. Ora immettono dette proprietà nel mercato a prezzi o affitti esorbitanti, secondo la buona regola di un capitalismo malato che in Irlanda ha trovato favorevole alloggio, si direbbe senza neanche pagare l'affitto. Per finire parliamo del nuovo Comites Irlanda appena eletto. Il 16 dicembre i membri del suo comitato hanno tenuto la prima riunione ufficiale presso l'ambasciata d'Italia a Dublino. Nel corso della riunione sono stati eletti il presidente nella persona di Emiliana Capurro e Luca Mancinelli nella capacità di segretario. Ad entrambi esprimiamo le nostre congratulazioni augurando loro e ai membri del comitato buon lavoro.